dolcezza verso un filo d'olio all'interno della pentola e metto la cipolla tritata finemente, uno spicchio d'aglio e lascio soffriggere. Acqua per non fare bruciare la cipolla e per facilitarne la cottura. Taglio anche la melanzana, io la privo della buccia, ma se vuoi tu la puoi lasciare. E a differenza della pasta alla norma classica, io non le andrò a friggere, ma semplicemente le cuocerò nella padella. La divido prima a metà e poi la taglio a cubettini. In questa preparazione ci sta benissimo il basilico, che purtroppo, ahimè, io non ho. Le metto nel soffritto insieme a due filetti d'acciughe sott'olio. So che questo magari ti potrà fare storgere il naso perché con la carne e il pesce, ma ti posso assicurare che le acciughe servono solamente per dare salinità al piatto. E poi noi siciliani le acciughe le mettiamo un pochettino ovunque, diciamoci la verità. Mettiamo anche la carne macinata, mescoliamo e lasciamo cuocere. Per intenderci e per capirci, le melanzane devono diventare morbide. Qui intanto sta andando la besciamella, di cui trovi lo shorts sul canale, l'ho appena pubblicato. Qui invece possiamo andare ad aggiungere il sugo di pomodoro. Mettiamo anche il pepe, un pizzico di peperoncino, l'origano oppure già come ti ho detto il basilico. Per capire se è pronto, ti basterà vedere che il sugo è più asciutto rispetto a prima. Qui ci vuole ancora un pochettino. E nel mentre ho già messo a bollire l'acqua per la pasta per cuocere i conchiglioni. Colo prima in modo che rimangano a un pochettino al dente, perché poi continueranno la loro cottura in forno. Io sto utilizzando questa qui comprata all'MD, pasta reale trafilati al bronzo. Scolo la pasta e blocco temporaneamente la cottura stemperandola con dell'acqua fredda. Adesso che abbiamo tutto a disposizione, possiamo comporre la nostra pasta al forno. Per prima cosa andiamo a mettere un pochettino di ragù sul fondo della teglia. Metto anche un pochettino di besciamella. Sì, poi prendiamo un conchiglione e lo farciamo e continuiamo così. Adesso facciamo uno strato con la besciamella, mozzarella, parmigiano. Ora facciamo un altro strato, sempre nel medesimo modo. Si vede proprio che oggi è domenica ed è la festa della mamma. Quindi auguri a tutte le mamme e future mamme del mondo. E com'è la mamma, Riccardo? Buona? Amore mio, questo è un piatto super, super ricco e completo che ti fa da primo, da secondo. E direi anche da terzo, cioè una volta che mangi questo, sei a posto per un bel po'. E abbondante spolverata di parmigiano grattugiato. E cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi fino a che non si sarà dorata e non si sarà creata una bella crosticina.